Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Titti e oggi sono qui per mostrarvi gli ultimi acquisti autunnali fatti da Kiko. Ci sono delle referenze della Charming Escape, l'ultima collezione di Kiko, e poi ci sono altre referenze. Prima di passare ai prodotti, ringrazio tutti voi che vi siete iscritti al mio canale, tutti voi che mi seguite sempre con costanza e affetto. Grazie di cuore, ragazzi. Allora, iniziamo con i prodotti di questa collezione. Tanti di voi l'hanno già mostrata, ne hanno già parlato, hanno anche realizzato dei bei look e chiaramente la collezione si ispira alle campagne italiane nel periodo autunnale. I pack, che sono veramente bellissimi, si ispirano alle carte da parati delle case campestri. Ora, questa collezione presentava due palette grandi che avete già visto, i colori principali erano il borgogna e il verde. Mi sono piaciute queste palette, però sinceramente non me ne sono innamorata a prima vista, come è successo con la collezione Dolce Diva di Kiko estiva. Sono bei colori, i colori principali erano il borgogna e il verde, però sono colori che secondo me non si sposano bene con i miei colori, quindi non vedo bene addosso a me. Solo per questo io non li ho comprati, ragazze. Sono stata un po' perplessa, ho tentennato e poi alla fine ho deciso di non acquistarle. Ho preso soltanto tre referenze di questa collezione, anche perché, come qualcuno di voi ha già detto, Kiko si presenta come una collezione, come un brand low cost. Però ultimamente sta alzando i prezzi, motivo per cui ho acquistato soltanto quei pezzi che mi hanno incuriosita e che mi sono piaciuti di più. Probabilmente acquisterò altro quando proporranno gli sconti. Andiamo a vedere il primo articolo che ho comprato e si tratta di questa maschera. È un prodotto di skincare, sono 50 ml. Questa maschera forse è stata un po' sottovalutata, perché è un 3 in 1, si presenta in questa scatola. Il pack è veramente bellissimo, è una scatola enorme, ragazze, sono 50 ml, però non so se rende in video, è veramente grande la scatola. Secondo me è una valida idea regalo. Io l'ho già provata, motivo per cui ve ne posso parlare. Un attimo che la apro con calma prima che cada qualcosa per terra. Ecco, questo è il pennellino che accompagna il prodotto e questa è la maschera che si presenta in questo pack, che è veramente molto molto elegante. C'è questa bustina di plastica che andiamo a rimuovere, questa è la maschera. Allora, questa maschera è un 3 in 1 perché deterge, esfolia e nutre. La sua formula è arricchita con estratti di foglie di vite rossa e di vinacciolo di provenienza, olio di vinacciolo che proviene dall'Italia. Si può usare come scrub, quindi si applica su tutto il viso, evitando il contorno occhi, e poi si rimuove. Si può usare anche come maschera nutriente. Io ho preferito utilizzarla come maschera nutriente perché sapete che ho la pelle sensibile. Quindi, avendo terminato il mio gommage di Avène, dovendo comprare un prodotto nuovo, ho deciso di prendere questo. Su per giù il prezzo è questo e quello, quindi ho deciso di comprare questo. L'ho applicata senza pennello perché ve lo volevo mostrare, quindi l'ho applicata con le mani, l'ho lasciata in posa 15 minuti e poi dopo 15 minuti, delicatamente, perché ho la pelle sensibile, l'ho rimossa. Quindi ho effettuato anche il mio scrub molto molto leggero. Devo dire che ho lasciato la pelle veramente morbida, nutrita, idratata, libera dalle impurità, ed è stato veramente uno scrub delicato. Io ero un po' tentennante perché la texture di questo prodotto, appunto, è leggermente granulosa e contiene all'interno delle particelle di pietra pomice e gusci di noce. Però ho visto che veramente è delicato e quindi si rimuove facilmente. Chiaramente bisogna andare, ecco, soprattutto se avete una pelle sensibile, bisogna andare sempre in maniera molto delicata. Questa formula c'è scritto che è arricchita con estratto di foglie di vite rossa e olio di vinacciolo proveniente dall'Italia. Mi è piaciuta, veramente una valida idea regalo. Io adesso vi mostro come vi si presenta. Ha questa, ecco, andiamo a togliere questo. Questo è il prodotto. Adesso vi mostro, questa è la texture. Il profumo è delicato, ragazze, è appena appena percepibile, niente di invadente, vedete? Non so se rende in video, ci sono proprio delle piccole particelle granulose, quindi fa proprio uno scrub molto molto delicato e io lo consiglio anche a chi ha pelli sensibili.
Io ero perplessa nell'acquistarlo, però devo dire che non mi sono assolutamente pentita di averla acquistata. Ha veramente un bel risultato sulla pelle e si può utilizzare come detergente anche, però sinceramente, a mio parere, come detergente su una pelle sensibile, insomma, non lo so, tranne che non si vada ad applicare in maniera molto molto delicata, io per quello che mi riguarda preferisco come maschera nutriente, quindi già come maschera nutriente mi fa anche da scrub chiaramente nel momento in cui vado a rimuoverla. È un buon prodotto, anche una bella idea regalo, come ho detto prima, sono contenta di averla presa. Sinceramente, avevo qualche perplessità, però tante volte, ragazze, con i prodotti bisogna anche lanciarsi e provare, insomma, prodotti nuovi. Questo mi ha ispirato e ho deciso di acquistarla. Ve la consiglio, è un prodotto che vi consiglio se siete interessati a un prodotto del genere. Allora, il secondo prodotto che ho acquistato è questo blush. Io ho preso, ce n'erano tanti, vi faccio vedere come si presenta in questa, con questa carta attorno. Ecco, cerchiamo di non romperla, magari andiamo, tanto comunque prima o poi la dobbiamo rompere, andiamo a sfilarla. E questa è la palettina del blush. Come potete vedere ci sono dei disegni in rilievo, è molto elegante, piccola, sicuramente trasportabile. Andiamo ad aprirla senza buttarla per terra. Allora, io ho preso questo colore che è il color pesca. Mi serviva un colore del genere e l'ho preso perché ho sentito tante di voi parlare di questa texture. Allora, vi mostro la texture, ragazze. Questa è color pesca. È un colore molto bello, erano tutti belli, molto interessanti i colori dei blush. A me serviva pesca, quindi ho acquistato questo. È leggermente, come potete vedere, leggermente satinato. E qui anche sulla cialda c'è questo disegno di fiori in rilievo. Dispiace quasi andare ad utilizzare la cialda, e qui c'è uno specchietto integrato. Quindi questo prodotto si può tranquillamente portare appresso per qualche ritocco. Allora, vi dico subito il numero che c'è scritto qui. Ah, ecco, 02 Test Peach, quindi color pesca. Mi è piaciuto, ragazzi. Allora, la texture di questo prodotto è una texture più che in polvere, è una texture cremosa quasi. Quindi modulabile e pigmentato, sono bei colori. Come profumo io non ho avvertito il profumo di cui qualcuno ha parlato, non lo so, io non lo avverto questo profumo e mi è piaciuta molto la texture del prodotto. Sicuramente bisogna andarlo a dosare bene, fare attenzione nel momento in cui si va a applicare, perché non essendo in polvere, sì, è modulabile, però bisogna fare attenzione a non eccedere con il prodotto. Io anche questo ve lo consiglio. Mi era piaciuto già nel momento in cui l'ho visto provare ad altre ragazze. E vabbè, togliamo questa carta, tanto non serve. E mi aveva colpito anche la texture, questa texture appunto setosa, burrosa. Secondo me è un buon prodotto. Sicuramente andrò a acquistare altri blush di questi quando sarà il momento. Il terzo prodotto che ho acquistato è questo rossetto matte. Io chiaramente ho preso un nude perché sapete che a me piacciono tanto i nude. Anche il pack di questo rossetto, ragazzi, spettacolare, quasi orientale. Vedete con questi disegni. Veramente bellissimo, mi è piaciuto molto anche questo, come potete vedere. Ecco, questo è il colore, è lo 01 cappuccino. È veramente un nude, proprio nude nel vero senso della parola, quello che io amo, proprio il nude classico. Vedete i disegni che ci sono sul rossetto, disegni floreali, e devo dire che performa molto bene sulle labbra, nel senso che pur essendo non trasfera, nel momento in cui la andate a applicare è molto confortevole, quindi non secca le labbra, non avvertite quella sensazione di secchezza delle labbra, è anche persistente. Io già l'ho provato, dopo poco è già non trasfer e devo dire sono contenta. Anche per i rossetti, ragazzi, c'erano bei colori.
Io ve li consiglio, ripeto, probabilmente andrò a acquistare altre referenze nel momento in cui inizieranno gli sconti. Questo è un matte, c'era anche quello shine, ma purtroppo con il problema delle mascherine sapete che io ultimamente sto acquistando soltanto matte, le rossetti liquidi, tinte labbra e via dicendo. Ho preso poi questi due smaltini Power Pro e secondo me questo è un colore che vedete quasi simile al pack della collezione, è un colore che può andare bene in autunno e in inverno se riusciamo, ecco, ve lo mostro, il colore è questo, non so se si vede bene, questo è l'applicatore. Parecchio tempo che non acquisto, diciamo, smalti della collezione principale, ho acquistato quelli della collezione Dolce Diva quest'estate, devo dire che mi sono trovata abbastanza bene. Questo è un colore molto particolare, vedete, è cangiante come colore. Secondo me è un colore adatto tutto l'anno. Lo proverò in autunno, vedrò. Sicuramente adatto anche alla primavera, all'estate, però l'ho visto, mi ha colpito e quindi ho deciso di acquistarlo. Poi c'erano ancora stranamente i saldi dei prodotti, diciamo degli anni precedenti. Quindi ho deciso di prendere questa palette. Questa è l'Holiday Gems One Million Shadow Palette. Questa è una palette che mi aveva già colpito, ragazze, in precedenza, però non so per quale motivo, forse perché non mi serviva altro, non lo so. Non l'ho mai acquistata, però ho visto che era in saldo al 50%, ho detto ma quasi quasi l'acquisto, anche perché questi colori sono stati proposti, diciamo, per il periodo delle feste. In realtà sono colori che si possono tranquillamente indossare anche, diciamo, nel periodo autunnale e nel periodo invernale. Eccoli qua. Questa è la palette. Io li ho già provati questi colori, ragazze, sono colori molto pigmentati, sono varie texture, chiaramente matte, shimmer, satinati. Ecco, vi faccio gli swatch di qualche colore. Questi sono i più chiari. Andiamo ai matte. Secondo me, vedete, sono colori che si prestano benissimo anche a questo periodo autunnale e invernale. Io questa palette l'ho pagata soltanto 12 euro, era a metà prezzo col 50% di sconto e devo dire, anche se andrò a acquistare altre palette autunnali, vedremo insomma cosa ci proporranno gli altri brand, ho deciso di acquistarla così insomma a questo prezzo, secondo me, vedete anche lo specchio di qui è molto leggera. Quindi molto compatta anche da trasporto. Mi è piaciuto anche il suo pack a forma di gemma e devo dire che sono colori veramente che molto pigmentati, che resistono, che sono sfumabili, adatti, come ripeto, a periodo invernale. Ecco, sono proprio colori secondo me adatti al periodo autunnale invernale. Poi, dato che io ho speso 30, ho superato, non che ho speso 35 euro, ho superato i 35 euro, mi hanno regalato questo mascara, Volume and Definition Mascara Maxi Mod. Vediamo un attimo, questo vi mostro come si presenta, vi mostro lo scovolino, ecco qua, è questo, mascara, volume e definizione. Non lo metterò questo, non l'ho usato, ragazze, non l'ho messo subito in uso perché ne ho altri già aperti. E lo scovolino, come potete vedere, è questo. Mi ha fatto piacere ricevere questo mascara, andremo a valutarlo. E questi sono, diciamo, tutti i prodotti che ho acquistato di Kiko per il momento. Io fatemi sapere voi se avete comprato qualcosa, se volete comprare qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. Penso di avervi detto tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto al mio prossimo video se vi fa piacere e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!